La registrazione è avviata. Buongiorno a tutti, seduta del 16 settembre 2021, sono le 9:39. Iniziamo la seduta di oggi. Vi ricordo che la seduta sarà videoregistrata e i file saranno inviati al webmaster per la pubblicazione del sito del Comune di Palermo. Invito il dottore Conigliaro a chiamare l'appello. Presidente Moncada, Presente. consigliere Buccola, Presente. consigliere Bonpasso, consigliere Dentici, Presente. consigliere Di Vincenti, Presente. consigliere Lupo, Presente. consigliere Ruggero, vicepresidente Schiera, consigliere Tuzzolino, Sinopoli. Presente. È saltato uno. E Sinopoli, consigliere Sinopoli. Presente, presente. Perdonami, perdonami. Quindi otto Tuzzolino presente. Sì, perfetto. Otto presenti, assenti consiglieri Buonpasso e Allora, l'esito dell'appello da presenti 8 assenti 2, la seduta è valida. Nomino scrutatori il consigliere Sinopoli, il consigliere Lupo e il consigliere Dentici. Dottore Conigliaro, abbiamo verbali? sì, c'è il verbale di ieri pronto. Il numero 158 del 15 di settembre. L'anno 2021, il giorno 15 del mese di settembre, si è riunito il Consiglio circoscrizionale della quarta circoscrizione con modalità telematica mediante collegamento a distanza ai sensi dell'articolo 73,1 del decreto legislativo numero 18 del 17 marzo 2020 ed ai sensi delle circolari numero 8 e 10 11 dell'assessorato delle autonomie locali Regione Siciliana, nonché della disposizione numero 7 del 24 marzo 2020 del Presidente del Consiglio Comunale di Palermo, per procedere alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, inoltrato con avviso email protocollo 896901 del 27 agosto 2021 ed integrazione protocollo 901178 del 31 agosto 2021, ai sensi delle vigenti norme di legge statutarie e regolamentari, in luogo della riunione da intendersi convenzionalmente presso i locali della quarta circoscrizione, siti in via della Regione Siciliana numero 95, la pubblicità della seduta verrà garantita dalla registrazione della stessa e dalla sua pubblicazione ad opera del webmaster sul canale YouTube. Presiede la seduta il vicepresidente della quarta circoscrizione Alessandro Schiera, assiste in qualità di segretario il dottore Marco Conigliaro, titolare di PO, coordinatore della quarta circoscrizione. Il segretario, su invito del presidente facente funzioni, procede all'appello nominale, al termine del quale risultano presenti Buccola, Dentici, Di Vincenti, Lupo, Ruggero, Schiera, Sinopoli, Tuzzolino. Il totale dei presenti è pari a 8, assenti Moncada e Buonpasso. Il presidente facente funzioni Schiera, verificata la presenza del numero legale, alle ore 9:41 dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori consiglieri Dentici, Ruggero e Tuzzolino. Il segretario, su invito del presidente, dà lettura dei verbali numero 156 del 13 settembre 2021 e il numero 157 del 14 settembre 2021. Consigliere De Vincenti propone di osservare un minuto di silenzio nella ricorrenza del 28° anniversario del martirio del beato padre Pino Puglisi alle ore 10:01 entra il consigliere Buonpasso. Il presidente accoglie l'invito del consigliere De Vincenti e chiede l'osservanza di un minuto di silenzio. Al termine, chiede al segretario di passare al primo punto delle mozioni scritte all'ordine del giorno. Il segretario dà lettura della mozione scritta alla lettera C, linea telefonica, ufficio di Stato civile, presentata dal consigliere De Vincenti, protocollo 780. Consigliere De Vincenti informa di aver verificato ed accolto le lamentele dei dipendenti dello Stato civile della quarta circoscrizione, che, avendo solo la linea telefonica urbana, per contattare ufficio di utenti fuori comune o i cellulari devono passare attraverso il centralino con notevoli difficoltà, oppure utilizzare il proprio cellulare. Ritiene che questo rallenti l'operato dei dipendenti e porti inutile stress, pertanto propone a chi di competenza di assegnare una linea telefonica esterna diretta. Consigliere Buonpasso ringrazia il proponente ed accoglie con favore la mozione che semplifica l'operato dei dipendenti. E consigliere Tuzzolino, neppure meravigliato, viene a conoscenza adesso del problema ed è d'accordo con la mozione per garantire una migliore qualità dei servizi ai cittadini. Consigliere Ruggero ringrazia il proponente che si fa portavoce di un problema inascoltato ed è favorevole ritenendo che la parte amministrativa debba avere tutti gli strumenti necessari. Consigliere Sinopoli è d'accordo con la mozione del consigliere Di Vincenti. Consigliere Dentici appoggia con favore la mozione a servizio dei cittadini. Il presidente, terminati gli interventi,
apporta il proprio contributo, ritenendo che con le attuali tariffe la limitazione sia anacronistica, essendo oramai indifferente alla chiamata urbana o interurbana, inciderebbe veramente poco, e conclude in modo favorevole. Quindi, verificata la presenza degli scrutatori, alle ore 10:11 pone in votazione per appello nominale la mozione trattata, il cui esito è il seguente. Presenti 9, assenti 1 Moncada, favorevoli 9, assenti nessuno, contrari nessuno. Il Presidente, atteso l'esito della votazione, dichiara la mozione in linea telefonica Ufficio di Stato Civile approvata all'unanimità dei presenti e passa alle comunicazioni. Consigliere Tuzzolino chiede informazioni sulla riunione alla quale parteciperà in rappresentanza del Consiglio il consigliere De Vincenti e ha avuto conferma trattarsi di venerdì, chiede se è confermata la riunione con l'assessore Catania. Consigliere De Vincenti risponde che la videoconferenza si darà venerdì alle ore 10, mentre l'assessore Catania parteciperà alla seduta di consiglio. Consigliere Lupo chiede lo spazzamento di via Altofonte e Lato Monte, via Sambucia, via Scorza Denaro, a causa dei detriti trasportati dalle scorse piogge. Inoltre lamenta che, nonostante le numerose segnalazioni fatte, persistono i depositi di ingombranti in via Sambucia. Consigliere Dentici lamenta la decisione del Presidente del Consiglio Orlando di ritornare ai consigli in modalità in presenza, nonostante sia stato deliberato di procedere, di continuare in modalità videoconferenza. Consigliere Buonpasso concorda con il consigliere Dentici, ritiene che persistano i problemi legati alla pandemia e non sia opportuno tornare a riunirsi in presenza. Presidente Schiera ha conoscenza che l'ufficio sulla sicurezza deve stabilire se ci sono le condizioni per riunirsi in sicurezza e si resti in attesa in merito. Comunica, con dichiarazione a verbale, di aver aderito al Partito Democratico, ma essendo unico componente resta al gruppo misto, al gruppo consigliare misto. Il Presidente, in assenza di ulteriori comunicazioni, alle ore 10:20 chiude la seduta ed appuntamento a domani alle 9:30. Firma del segretario, dottore Marco Conigliaro, del Presidente facente funzioni, Alessandro Schiera. Grazie, dottore Conigliaro. E allora, consiglieri, intanto vi anticipo che oggi pomeriggio alle 3 siamo in videoconferenza con il dottore Brucato e la dottoressa Arena, anche se la convocazione è arrivata alla prima circoscrizione, non ho capito perché. Dovrebbe essere presente anche il dottore Conigliaro, se non sbaglio. Sì, Presidente, purtroppo la convocazione è stata fatta a tutti, non tenendo anche conto degli impegni che può avere uno, considerato che non è lavorativo il pomeriggio. No, infatti, dico, peraltro siamo a giovedì, ancora di piano della sicurezza non se ne parla. Dovremmo, diciamo, da nota del dottore, del presidente Orlando, rientrare in presenza da giorno 20, però non mi pare ci siano le condizioni, quindi oggi chiariremo anche col dottore Brucato, nel caso in cui, diciamo, non si dovesse procedere alla, diciamo, al nuovo piano della sicurezza, cosa dobbiamo fare, anche perché penso che dovremmo comunque darne comunicazione attraverso un ordine del giorno integrativo, diciamo, le modalità che sono previste di rito. Quindi vedremo oggi pomeriggio cosa succederà, ovviamente ne daremo notizia. Detto questo, io vorrei procedere per diciamo, la discussione, eventualmente all'approvazione della proposta di delibera ai sensi dell'articolo 1 del regolamento per il decentramento relativa alla programmazione della potatura nel territorio della quarta circoscrizione. Io direi di procedere in questo senso, ognuno dà le proprie priorità diciamo nel corso degli interventi, alcune mi sono già pervenute, però vi prego di ribadirle anche in seduta di consiglio, dopodiché capiremo come procedere in base all'entità
richieste di votatura che sono pervenute. Quindi apriamo il dibattito, vi prego di intervenire, grazie. Posso, Presidente? Consigliere Tuzzolino, prego. Allora, rispetto a quanto ci siamo detti e da quello che è venuto fuori dall'incontro avuto con l'assessore Marina, il responsabile del settore Villegiardini, evidentemente ribadiamo in sostanza che noi non siamo rimasti per niente soddisfatti dall'esito. Questo mi pare che i miei colleghi consiglieri e lei stesso, Presidente, ne sia consapevole. Come improponibile accettare una proposta che ci fanno i dirigenti e l'assessore di questo, lo possiamo definire, contentino di 100 alberi, e mi secca pure ribadire che 100 alberi sono un soffio rispetto al grosso problema che viviamo in alcune zone in maniera esasperata, in altre meno esasperata. Nella circoscrizione sono quartieri con densità di verde enorme, ringraziando Dio, perché il verde fa sempre bene, in altri quartieri un po' meno. Quindi da qui viene forte la difficoltà di esprimere un pensiero a una proposta, e dico perché questo tipo di incontro ci ha messo spalle al muro, Presidente, cioè nel senso che non abbiamo ricavato nulla nella situazione di normalità. Una conferenza di servizio si attua, si porta avanti nelle more che ci siano delle proposte risolutive, non dico al 100%, ma quantomeno al 50%. Ecco, da quell'incontro, da quella conferenza di servizio, la possiamo definire, noi siamo usciti con le mosche in mano, come dire, abbiamo ottenuto pochissimo, quasi definendolo il nulla. Il mio problema, che non è un problema mio, Presidente, nel nostro, è un problema dei cittadini, che voi sapete che aprono le finestre e hanno gli alberi dentro casa. Io farei follie, Presidente, io farei follie, e mi si viene a dire che la situazione è drammatica. Io li posso capire da quel punto di vista, li posso capire, ma loro dimenticano, Presidente, che sono amministratori, che sono i dirigenti di un ente locale importante, che hanno da fare e confrontarsi con queste situazioni durante il percorso lavorativo loro. Cioè, io che lavoro al settore dello sport, so che devo proporre delle situazioni che riguardano il rilancio dello sport, mi faccio un mio programma e lo presento, poi lo realizzo al 10, al 20, al 30%, ma svolgo quel tipo di attività. Così è la stessa cosa per Villegiardini. Il settore sa che deve fare una programmazione, ma non da adesso, da 30 anni fa, da 20 anni fa, da 10 anni fa, lo sa, e deve prendere rimedio, deve formare il personale, deve fare istanze per ottenere dei fondi. Non mi si può parlare ora del progetto Papa 118, Presidente, perché mi sembra come dire una cosa che non ha senso. È una proposta improponibile. Il progetto Papa 118, se ti va bene, si risolve da qui ai prossimi 2-3 anni, e non possiamo stare ancora con gli alberi senza potatura per i prossimi 2-3 anni, Presidente. Questa è la situazione che secondo me è alla luce di tutti noi, è compreso da tutti noi, ma è comunque una situazione drammatica. Detto questo, Presidente, a me mi stanno mettendo una pistola sulla tempia e mi stanno dicendo: o mi dai delle priorità o ti ammazzo. Allora, per salvare la mia vita, io sono costretto a dare delle priorità. Le mie priorità per quanto riguarda la zona di Villa d'Asca, io non mi permetto di accedere alle altre zone, perché evidentemente, ovviamente, sono i miei colleghi che ne possono parlare meglio di me. Io ho da una vita mi occupo di questa cosa, peraltro ho il dovere e l'obbligo, essendo
presidente di una commissione speciale che si occupa anche di verde, a sostenere la cosa. Per cui le mie priorità, per esempio, Presidente, sappiamo pure che sono finite anche sui giornali, sono questo famoso quadrilatero che c'è via Agnelli, via Uteri, via Floridia, che è veramente insopportabile, gli alberi stanno cadendo realmente, perché abbiamo avuto contezza di alberi che cadono, Presidente, davanti agli occhi di tutti. Quindi questo quadrilatero più passaggio Gino Marinuzzi, che non si pota da non so da quanti anni, e via Mulè, che ha anche esigenze particolari, e mi devo fermare qui, Presidente. Non voglio parlare di via Platania, non posso parlare di via Platania, non posso parlare di via Scontino, non posso parlare di via Baldi. Sto commettendo forse anche un'ingiustizia dando queste priorità, ma non ho chance, non ho soluzioni, Presidente. Questo veramente, questo concetto voglio che sia proprio marcato segnatamente nel verbale, in cui si dice che una forte costrizione da parte di Villegiardini ci ha imposto a fare delle determinate scelte, e le mie scelte sono cadute appunto su queste vie che già ho citato, le ribadisco: quadrilatero TB, Floridia, Uteri, Agnelli, passaggio Marinuzzi e via Mulè. Grazie. Grazie, consigliere Tuzzolino. Ha chiesto di intervenire il consigliere Buonpasso. Sì, Presidente, buongiorno. Io già, il collega Tuzzolino ha detto molto. Diciamo che nell'ultima seduta con il settore di Villegiardini, con gli amministratori, siamo usciti, diciamo, tutti sconfitti da questa amministrazione, che veramente è desolante. È l'unica cosa che ha saputo dire, che magari noi viviamo il territorio, che abbiamo la spera magica. Noi non abbiamo la spera magica, stiamo attenti alle problematiche della nostra circoscrizione. Non ho più nulla da aggiungere, perché diciamo che è stata veramente una discussione dove si sentiva solamente piangere, dove non si trovava nessuna soluzione, ma solamente si parlava di difficoltà che hanno. Ma in 2 anni una programmazione ci sta in un quartiere, perché non se ne è stato fatto? Possiamo parlare di tutti i quartieri nella nostra quarta circoscrizione, perché in realtà loro si appoggiano alle problematiche che ci sono state, che loro parlano di che non c'hanno poco personale, c'hanno poco mezzi, ma una programmazione in 2 anni io non l'ho mai vista negli ultimi 2 anni, ma diciamo 2/5, perché io parlo solo del quartiere Villa Tasca, via Giuseppe Pitre e compagnia bella, che con tutte le centinaia di richieste che noi abbiamo fatto non si è mai presentato nessuno. Comunque l'esigenza che volevo mettere in atto è per il quartiere di via Giuseppe Pitre. Grazie. Grazie, consigliere Buonpasso. Presidente, posso? Consigliere Buccola. Sì, Presidente, colleghi consiglieri, signori segretari, anche io mi associo con gli interventi precedentemente fatti dai colleghi che sono intervenuti in merito alla programmazione. Io ribadisco quanto detto in precedenza, che non ci sono strade prioritarie, secondo me, ma l'amministrazione dovrebbe far sì che tutte le strade vengano potate, perché è un diritto di tutti i cittadini di aprire le proprie finestre, i propri balconi e potersi affacciare. Comunque, non di meno a questo, una volta che si insiste su una programmazione e delle vie prioritarie che devono essere fatte secondo il nostro punto di vista, io segnalo via P3 Lato Valle, che sono i famosi brachichiton, che sono alti ormai più di 14 metri, arrivano terzo quarto piano, i rami sono dentro le finestre dei cittadini, non possono aprire le persiane, non possono aprire le imposte, perché appena aprono o hanno il ramo dentro o hanno gli insetti e i ratti che entrano dentro casa. Quindi è una situazione ormai invivibile, i cittadini sono sul piede di guerra, ricevo in continuazione segnalazioni in merito a questo. Poi ci sarebbe anche via Libero Grassi, che è nella stessa identica condizione, anche se là gli alberi sono un po' più piccoli. Comunque, per me prioritaria è via Pitrelato Valle, Brachichiton. Grazie. Grazie, consigliere Buccola. Ha chiesto di intervenire il consigliere Dentici, prego.
Sì, Presidente, grazie consiglieri. Allora, l'altra volta purtroppo non potevo mai intervenire quando c'è stato appunto l'incontro con l'assessore, col dirigente, ma mi sembra veramente assurdo che venga proposto appunto di attuare un intervento soltanto di 100 quotature, perché come hanno detto gli altri miei colleghi, ci sono zone della circoscrizione dove il numero di alberi presente è maggiore, quindi sarebbe un lavoro o lasciato a metà, come d'altronde hanno fatto pure in via Ernesto Basile, che lo stesso assessore mi sembra aveva riferito che comunque rispetto ad altre vie potesse, diciamo, un'area forse secondaria da quanto ricordo, ma penso che quell'arteria è una delle principali pure della città, che purtroppo, non essendo l'illuminazione più adeguata ed è obsoleta in molti tratti o presenta di servizio, se dovessimo mettere pure il fattore fronde di alberi, ovviamente poi diventa sempre più un problema. D'altronde è successo, sì, infatti la parte vicino il parcheggio Basile Amat non è stata completata da circa 6 mesi, 7 mesi che questi lavori di potatura vanno avanti. Quindi da qua già si denota purtroppo ormai l'incapacità dell'eseguire un lavoro in maniera adeguata e completa, ma soprattutto come si possa scegliere, mi chiedo, un'area, cioè 100 alberi, quando 100 alberi realmente, fortunatamente, ci sono aree piene di verde, ma purtroppo dobbiamo scegliere quale zona a discapito di un'altra, dove l'urgenza può essere pure al medesimo livello, per la sicurezza delle persone, per le loro abitazioni, per l'illuminazione scarsa. Quindi mi è sembrato, diciamo, una discussione un pochettino così, diciamo, senza realmente, forse per darci una risposta una volta che erano in videoconferenza, ma non una risposta adeguata da parte di un'istituzione, ecco. E non di meno a questo, io come gli altri ovviamente provvederemo a mandarle le note affinché possano essere messe in rilievo dove fare e attuare questi interventi, ma ovviamente c'è una grandissima delusione, perché non è così che si lavora, a tamponare, facciamo un po' là, un po' là, cioè questa situazione non dovrebbe essere così, anche perché se ricordiamo, come è stato detto, dal gennaio ad oggi, dal gennaio a fine anno devono essere potati circa 22.000 alberi, mentre ne hanno potati 1.200 qualcosa, quindi è un numero veramente basso, e ci stanno chiedendo di sacrificare moltissimi quartieri per fare soltanto dei piccoli interventi, dovrebbero essere forse di manutenzione, invece qua ci ritroviamo in interventi che da decine di anni spesso non vengono attuati. Quindi purtroppo è una vergogna, non c'è altro da dire. L'unica cosa, appunto, andiamo a queste note e vediamo un attimo cosa si possa fare, intanto per ottemperare ai disservizi che da anni permangono. Grazie. Grazie consigliere Dentici. Ci sono interventi? Posso, Presidente? Consigliere Lupo. Allora, signor Presidente, come faranno tutti i miei colleghi, più tardi manderò una mia nota a lei e segnalerò più che altro gli alberi, quelli diciamo che sono più urgenti da potare. E parlo che ci sono dei cittadini che hanno problemi di salute, la priorità a coloro che hanno problemi di salute, che soffre di allergia, chi di asma, e quindi portarsi il suo problema di salute al residente. E dopo coloro che hanno problemi, che non possono aprire le finestre perché si trovano dentro i rami dell'albero, quindi con insetti, topi e via dicendo. Diciamo che sono poche le segnalazioni che posso fare io, perché una volta che siamo in piena emergenza, Villa Giardini ha poco personale, quindi almeno cerchiamo di salvare il salvabile. Io ho finito l'intervento, Presidente.
Grazie, consigliere Lupo. Comunque, volevo aggiungere che più che altro le zone, quelle da me segnalate, sono zona Pagliarelli, Alta, Via Altofonte, Bassa e che cos'è? E Corso Calatafimi. Ma manderà la nota, consigliere Lupo? Sì, manderò la vota con i specifici numeri civici. Ok. Ha chiesto di intervenire il consigliere Di Vincenzo. Signori, buongiorno. Intanto io mi riallaccio all'intervento fatto dal consigliere Tuzzolino, che effettivamente, dico, l'altra volta la videoconferenza che ha avuto con l'assessore e la responsabile dei giardini è stato veramente un flop da parte di questa amministrazione comunale che ormai ci governa da 10 anni. Dico, la speranza è che la prossima amministrazione, comunque sia di qualsiasi colore si sia, possa quantomeno avere una marcia in più rispetto a questa. Dico, questa è la speranza, non aspettare altri 2 o 3 anni come aveva previsto. Spero che si sbagli il mio collega consigliere Tuzzolino. Dico, per quanto riguarda invece, come ha detto l'assessore, proprio l'assessore ci ha detto, dice, dice 100 alberi, se 10 dovete fornire 10, proprio 10 alberi a persona. Questo è come ha detto l'assessore. Dico, più tardi io le farò avere una nota con proprio 10 alberi da potare, che sono già lì in anticipo, sono il ficus che c'è in via Demetro Camarda e 9 alberi lato palazzo che, sì, che sono sulla via Libero. Grazie, però più tardi le farò avere la nota dettagliata. Grazie. Ok, grazie. Ha chiesto di Scusi, intervenire. Presidente, Prego. posso? Non ho capito, cioè, dobbiamo fare una nota con proprio 10 alberi, no? Una via intera, No, cioè allora, mi sto confondendo. ho detto in premessa, per ora facciamo il dibattito, capiamo quali sono le esigenze e poi vediamo come procedere. I 10 alberi, diciamo, rientrano nella proposta che era stata fatta al settore Ville Giardini, laddove diceva noi possiamo potare da qui a dicembre 100 alberi, quindi diciamo ipoteticamente vi mettete d'accordo con 10 alberi ciascuno, però diciamo questa era la proposta fatta dal settore. Quindi poi vedremo al termine del dibattito cosa ne uscirà fuori e decideremo come procedere. Posso, Presidente, posso? Prego. Io penso che sia, cioè io questo era un passaggio che a me mi era sfuggito dal settore Villa Giardini, perché secondo me è assurdo che io dico faccio votare il Via P3 2O piuttosto che il 95, piuttosto che il 113. Cioè, ma i cittadini, dico, non hanno diritti, cioè noi dobbiamo andarci a litigare per conto dell'amministrazione. Se è così, Presidente, non so io con i miei colleghi come la pensano, ma se è così io ritiro diciamo, la mia proposta, cioè la via che ho segnalato io. O per me si fa tutta via P3 Lato Valle, quello che si devono potere di più, quelli che si devono potere di meno, o non è, cioè per io non segnalo, un numero civico non lo segnalo, per me è tutta la via. Questo è il mio punto di vista, Presidente. Grazie. Va bene. Ha chiesto di intervenire il vicepresidente Schera. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Dico, anch'io mi accodo ai commenti che hanno fatto i consiglieri precedentemente. Diciamo che la riunione che abbiamo avuto con i dirigenti e l'assessore, diciamo che ci ha lasciato un po' stupiti, in quanto ci hanno detto che non hanno la possibilità né adesso né neanche nel breve e medio tempo di almeno tamponare questo problema che è molto annoso, è molto sentito dai cittadini, soprattutto per chi ha delle difficoltà anche ad aprire le persiane, perché si ritrova gli alberi dentro casa. Io naturalmente ho come gli altri consiglieri, ho delle priorità nel quartiere di Bocca di Falco, sono fortunatamente poche, tra virgolette fortunatamente, perché purtroppo il quartiere di Bocca di Falco non è molto ricco di alberi. Poi
parliamo degli alberi che però sono in alcune zone pericolose, come gli alberi che si trovano fra la strada provinciale e via San Martino, non solo la parte alta di Bocca di Falco, che occultano l'incrocio e succedono spesso incidenti, appunto perché questi alberi ormai sono, le fronde degli alberi ormai sono arrivati quasi a terra, e gli automobilisti, chi ha un ciclomotore non vede l'incrocio e quindi succedono spesso incidenti. E poi naturalmente... Aspetti, a quale incrocio parliamo? Parte alta di Bocca di Falco, per esempio, zona Ponticelle, non so se la presenti. Via San Martino, zona Ponticelle. E con l'incrocio con la strada, l'ex strada provinciale, dove c'è il Ponticello. Ci sono due alberi grandi, non so se presente. Dove c'è sempre la discarica di fronte... Non è che me lo devi spiegare, lo devo poi riportare, quindi dobbiamo... Presidente, io le sto dando le indicazioni, allora... Siamo su via San Martino numero 238. Oh, zona Ponticelli, incrocio SP. SP è proprio dove inizia la SP? Incrocio strada provincia. La SP 57, e prima c'era un fruttivendolo, per chi quindi altezza civico? 238. Ok. Di fronte ci sono un paio di alberi che occultano l'incrocio e sono pericolosissimi. E poi naturalmente quegli alberi che si trovano in piazza Pedro Micca, dove c'è l'edicola, che ormai questi alberi stanno arrivando anche essi a terra, quindi crea problemi all'attività commerciale, crea problemi ai ragazzi che vanno a scuola, crea problemi un po' a tutti, quindi parliamo anche in questo caso di due o tre alberi, non di più, e quindi potrebbero essere fatti in tempi brevi. Diciamo, queste sono le priorità urgentissime che noi abbiamo nel quartiere Bocca di Falco. Poi ci sono altri alberi, però diciamo che lascio spazio ad altre priorità in altri quartieri, dove magari ci sono più esigenze reali e imminenti da parte dei cittadini. Grazie. Grazie, vicepresidente. Ci sono altri interventi? Posso, Presidente? Consigliere Sinopoli. Sì, grazie Presidente, buongiorno a tutti. Io, Presidente, ero tra intervenire e non intervenire, perché questa cosa, per come l'ho manifestata il giorno del confronto che abbiamo avuto con la presenza dell'assessore e il dirigente, diciamo, questa cosa, ma come ho sentito, diciamo, un po' tutto il Consiglio, dà molto, molto, molto fastidio, perché al di là dei numeri è il principio che vale sul fatto che loro non si prendono nessuna responsabilità, ma giocano sul fatto che noi sappiamo il territorio, ci danno un numero irrisorio e noi dobbiamo mettere dei paletti o preferire questo al posto dell'altro, con domani poi scendere in circoscrizione e sentire giustamente le persone che si lamentano per dire perché quello e perché no questo, eccetera, eccetera. Io, diciamo che in un certo qual modo sono della stessa idea quasi del consigliere Buccola, perché, Presidente, di cosa stiamo parlando? Come parlavamo l'altro giorno anche del consigliere Tuzzolino, ma io potrei dire via Mulè, potrei dire Piazza Barberino, potrei dire via Almeide che gli alberi stanno strofinando a terra e sono pericolanti, potrei dire tutto il corso della fine, ci sono degli alberi con l'etichetta che devono essere tagliati, con dei rami che entrano all'interno delle case, che è causando un sacco di problematiche, con gente che può aprire la finestra. Quindi diciamo che io mi limiterò solo, ripeto, solo ed esclusivamente, ma per una questione di mezzo c'è la salute di una persona, ma questa cosa diciamo ha già un anno che la dico, con tanto di nota, con tanto di manifestazione, di dichiarazione durante l'ora del Consiglio. Io parlo sempre largo Pandolfo, perché là, ripeto, solo per una questione di salute, là c'è un signore che ha un grave problema di salute, dove la ambulanza non riesce ad entrare perché gli alberi di ficus strofinano quasi a terra e l'ambulanza rischia di rompere tutta la parte, quindi si rifiutano di entrare. Quindi questa ambulanza cosa fa? Si deve fermare almeno
un 100-200 metri prima, scaricare la barella per levare questo signore che giornalmente deve andare a fare, deve andare in ospedale perché deve fare delle terapie. Io ho presentato all'epoca, oltre alla nota, ho presentato anche la documentazione inviata a Ville Giardini, non ho avuto mai risposta, perché in questi anni sono stati un susseguirsi di dirigenti che vanno, che entrano, eccetera. Quindi, Presidente, per quanto mi riguarda, ripeto, solo per una questione di umanità, ma perché c'è un problema di salute, ripeto, è per me la Go Pandolfo. Esattamente, il signore sta al numero 3, però qua c'è una piazzetta, quindi se parliamo di mettere due o tre alberi, questi sono quattro, quindi spero che almeno li faccia. Ho finito, Presidente. Grazie, consigliere Sinopoli. Ci sono altri interventi? Posso, Presidente? Consigliere Ruggero, prego. Sì, Presidente, io fondamentalmente non posso che concordare con quello che anche appena finito di dire il consigliere Sinopoli, che comunque sia ci stiamo ritrovando a decidere quali sono le priorità, quando già sappiamo, come detto da tutti i miei colleghi, la priorità fondamentalmente sono tutti, ognuno per varie esigenze, sia personali, sia di anche spesso condizioni igienico-sanitarie che non sono delle migliori, sia perché a volte si trovano ostruiti dagli stessi per aprire proprio le serrande delle proprie abitazioni. Quindi sinceramente è sconcertante la guerra tra poveri, il fatto di decidere noi è uno scaricabarile, ma mi auguro che alla nostra decisione possa susseguirsi un'azione reale da parte di Ville Giardini. Rimanendo sempre, ripeto, deluso è dire poco, perché già ce l'aspettavamo, ma che sia un fallimento totale, e lo hanno dimostrato dalle parole espresse da chi li rappresenta. Quindi non ho nulla da aggiungere, io non darò priorità, per me sono tutte priorità. Non sentiamo più, consigliere Ruggero. Un attimo solo che si è scollegato. Il consigliere Ruggero evidentemente ha problemi di connessione, quindi procediamo. Comunque si è capito, diciamo, il tono dell'intervento. Mi pare che siete intervenuti tutti. Ecco, consigliere Ruggero. Sì, Presidente. Mi sente? Sì. No, io non sentivo più nulla, quindi mi sono perso, perché si è staccato il collegamento. No, abbiamo sentito che non vuole indicare alcuna strada, quindi... Sì, no, io non è che non voglio indicare alcune strade, io le indico tutte. Quindi per me tutte quelle che il Consiglio è, per me sono tutte priorità. Non mi sento di dare precedenza all'uno all'altro, perché significherebbe di scartare i cittadini da serie A a serie B, e non mi sembra il caso. Quindi io concordo con tutte le richieste e quello che è stato presentato in Consiglio, per me sono tutto priorità in assoluto. Va bene. Grazie. Allora, io direi di procedere in tal senso. Attendiamo le note del consigliere Di Vincenzi e del consigliere Lupo, che devono indicare le priorità. Dopodiché faremo il sunto, e secondo me, diciamo, la strada da percorrere è che noi facciamo un elenco rispetto
alle strade che abbiamo indicato tutti. Ovviamente aggiungerò qualche altra strada che necessita di essere potata. A questo però dobbiamo estrapolare un attimino, come diceva il dottore Lamantia, via Ernesto Basile, la cui potatura dovrebbe ricominciare la prossima settimana, nonché Corso Calatafimi, che diciamo, è già messa in previsione di potatura a inizio di dicembre per problemi di stagionalità. Quindi, tolte queste due strade, elenchiamo tutte le strade che voi avete indicato. Ovviamente non saranno 100, saranno 1000, a me questo poco riguarda, senza dare alcuna priorità. Dopodiché, ovviamente, noi chiederemo che al di là, diciamo, degli alberi che si è previsto di potare da qui al 31 dicembre, comunque la nostra programmazione rimanga in corso per i mesi successivi, in modo tale che diciamo, possa proseguire laddove ovviamente ci sono le necessità, perché le esigenze sono tante e quindi noi dobbiamo comunque, non possiamo fare delle scelte albero per albero. Ovviamente, se diciamo di potare via P3, io vi invito, ha ragione il consigliere Buccola, non c'è un albero, diciamo, che può essere favorito rispetto ad altri. Via P3 bassa va potata tutta, non c'è soluzione. Quindi ci sono alberi, io giornalmente ricevo mail di cittadini che vogliono denunziare l'amministrazione comunale, ma di questo ovviamente ne siamo a conoscenza. Largo Pandolfo, come cioè, l'abbiamo a giro l'abbiamo sollecitata tutti. È una strada che oramai ha raggiunto limiti veramente insopportabili, che non si riesce neanche più a camminare con le macchine perché gli alberi proprio sono le fronde degli alberi oramai strisciano a terra. Piazza Pietro Micca, stessa cosa. Ci sono tutta la zona di Villa Tasca a cui faceva riferimento il consigliere Di Vincenti, ma ovviamente ne aggiungerei altre perché diciamo, come possiamo non inserire Piazza Donaudi o Via Ciaula e Largo Ciaula, le cui dimensioni delle alberature hanno raggiunto limiti veramente insopportabili. Quindi io direi di elencarli tutti, dopodiché poi vedremo cosa succederà. Intanto vedremo da qui a dicembre, escludendo Calatafimi e Basile, se effettivamente l'amministrazione comunale poterà i 100 alberi, perché io dubito anche di questo. Dopodiché poi vedremo come procedere. Quindi la mia proposta è questa. A questo punto quindi ci riaggiorniamo a domani. Vi invito tutti, invito principalmente il consigliere Lupo e il consigliere Di Vincenti a inviare la nota o comunque a comunicarlo nella prossima seduta utile, esclusa quella di domani, per poter poi approvare l'atto deliberativo. Io nel frattempo comincerò a preparare l'atto deliberativo con l'inserimento di queste strade e con un'impalcatura che ovviamente seguirà a quello che è stato detto. Va bene, quindi accantoniamo il punto e passiamo alle comunicazioni. Vi ricordo che domani mattina è previsto l'incontro con l'assessore Giusto Catania sulla questione del Parco Cassarà. All'incontro sono stati invitati ovviamente i funzionari del settore ambiente. Purtroppo, devo dire, ho appreso nei giorni scorsi che l'avvocato Fiorino proprio questa settimana è andato in pensione, quindi sicuramente non potrà partecipare all'incontro. Ho invitato l'ingegnere Giaconia, che è, diciamo, colui il quale ha curato la questione parco, i carotaggi e la corrispondenza con i vari enti. Spero che sia presente. Ho invitato
i presidenti della commissione, della terza commissione Paolo Caracausi e della commissione Trasparenza e Garanzia Cesare Mattaliano. A quanto pare la terza commissione sarà presente con tutta la rappresentanza di tutti i consiglieri. La commissione invece Garanzia, il presidente Mattaliano mi ha stamattina chiamato per comunicarvi che lui domani mattina, purtroppo per impegni personali, non potrà essere presente, però ha delegato il vicepresidente Massimiliano Giaconia a partecipare. Poi sono stati invitati le associazioni ambientaliste, il WWF, Legambiente, Compa e quanto altro, e quindi dovrebbero essere presenti domani nelle varie rappresentanze, e in più credo che sia presente anche qualche giornalista. Io purtroppo domani mattina, per problemi personali, perché probabilmente dovrò partire, è ancora, diciamo, un punto interrogativo, quindi eventualmente io lascerò i lavori attorno alle 10:15, però ovviamente potrete continuare voi. Io ho terminato con le comunicazioni. Se ci sono comunicazioni da parte dei consiglieri. Presidente, mi scusi, la convocazione è sempre alle 9:30? Sì, la convocazione alle 9:30. Signor Presidente, mi scusi, invece per quanto riguarda la convocazione a cui devo partecipare io, Sì, adesso ti giro il link. ed è a che ora? Lei ha detto 10:30. Allora, nell'evento c'è scritto 10:30, ma nella comunicazione della mail c'è scritto ore 10, quindi francamente non so effettivamente a che ora è. Però alle 10 magari puoi provare a collegarti e poi vediamo a che ora inizia. È la riunione sui comitati educativi. Consigliere Ruggero, grazie. Presidente, mi scusi, non dimentichiamo di invitare Blog Sicilia che voleva partecipare, se gli Appena hai mandiamo la un link mail, io oppure lo invito. va bene. Consigliere Ruggero. Sì, Presidente, mi scusi anche che ho avuto in alcuni tratti l'audio che non sentivo bene. Volevo sapere se c'è una novità. Intanto, lunedì cosa dobbiamo fare noi? Se è in presenza, se è in No, forse videoconferenza. non ha sentito la mia premessa perché era assente. Sì, no, perché si sentiva male. Oggi pomeriggio alle 3 abbiamo una riunione col dottore Brucato, quindi capiremo come procedere. Anche perché dico più che altro, cioè mi sembra quasi normale che ognuno di noi per lavoro e comunque organizzazione sia personale che lavorativa, mi sembra pure corretto quantomeno avere risposta, anche non possiamo arrivare lunedì senza sapere se c'è stata revoca oppure no. Grazie. Non appena oggi pomeriggio terminerò la riunione, vi darò ovviamente comunicazione. Grazie. Ci sono altri interventi? Ok, se non ci sono altri interventi, a questo punto chiudiamo i lavori e invito la segreteria a disattivare la videoregistrazione. Vi do appuntamento a domani mattina alle ore 9:30. Buona giornata a tutti.